oggi prevalga il dolore. C'è la canzone di Vasco Rossi, siamo sì, solo noi. Sì, siamo solo noi che la voleva mettere fuori, è vero. È quella che gli piaceva di più a Marco, era la sua canzone preferita. Sarebbe lì con l'ippodo magari a sentirsela questo, magari se la sente, cosa ne sai? Chi l'avrebbe mai detto una cosa così? Nessuno. Che bello sentire questo applauso. Vasco Rossi è un po' il comune denominatore di tutti questi piloti, non solo perché hanno avuto l'opportunità di conoscerlo essendo lui il proprietario di un team con cui Locatelli ha vinto un mondiale in 125, no? E veniva anche alle gare, veniva soprattutto a quelle fuori Europa che lo conoscevano meno, si divertiva. Sì, si divertiva. Bravo Marco. Sorriso pulito, bello. E non si è voluto levare la sua fascetta, nemmeno da morto. No. Niente. È il suo simbolo. Sai che si picchiavano per avere gli sponsor quella fascetta? Ora te ne racconto io. C'è stata una rissa fra la San Carlo e la Mostra. Era lui. Beh, con quei capelli non poteva fare era lui, meno. Lo so. Sai cosa diceva lui? Che metteva il casco dentro i capelli, o i capelli dentro il casco. E domenica mattina, quando noi ci siamo resi conto che c'era qualcosa di tragico in quello che è avvenuto, abbiamo sperato che i capelli... È dentro la moto questo biglietto. Ringrazio Pietro Sollecchia per la sollecitudine con cui ha colto questo particolare. Vediamo se riusciamo a leggerlo. Perché sei stato famiglia, nella tua Coriano. Sì. Non sappiamo di chi sia la firma. Sembra che sia di papà Paolo. E che è ancora più commovente. C'è tutta la fierezza dei genitori che hanno fatto quello che voleva il figlio, l'hai visto? Sono sì. Fieri di quello che hanno fatto. Sì, domani saranno più soli col loro dolore, ma oggi possono condividerlo con tutti noi. Assolutamente, l'hanno reso felice e forse perché meno lui pesante. Voleva, assolutamente. Paolo Beltramo, amico fraterno di Marco. Collega di Mediaset con cui abbiamo condiviso e condividiamo le esperienze lavorative nel moto mondiale. Si l'ha trovati subito loro due, eh? Sì. Paolo ha bisogno dell'abbraccio sì. Di tutti noi e dei ragazzi con cui ha condiviso fino ad oggi questa avventura bella e purtroppo tragica, ma rimane la bellezza. La madre diceva questa mattina: ha vissuto soltanto 24 anni, ma ci ha regalato delle cose così belle. E io avevo paura perché era troppo quello che ci arrivava e temevo che il destino ce lo potesse in un qualche modo togliere. Così è stato, ma è stato bello.
avere Marco per questi 24 anni. Che non ci va a chi? Testa di cavolo, lascia il posto agli altri. Martina ha raggiunto il papà vicino alla bara. È tutto molto informale, come era Marco, fortunatamente. È molto, molto semplice. Non esiste protocollo. No. Come Marco non aveva il protocollo. Marco volava. Vinceva, scivolava, sorpassi esagerati, vittorie bellissime, cadute magari atipiche, ma che bello, che grande. Grande sognatore. Il gioco degli specchi colpisce anche in queste occasioni, specchiarsi nella televisione, ma questo momento è capibile, dai. È comprensibile. Ma guarda che bella questo sit-in generale della famiglia, del team di lui, che sembra non se ne voglia andare. Ma forse nessuno lo vuole lasciare andare. No, via. No, ma è pazzesco.